Eccoci, dovremmo essere già online. Intanto vi ringrazio, ringrazio la senatrice Paola Nugnez, la deputata Simona Soriano per aver accettato un invito che Transform Laboratorio Sud con il supporto di LEFT ha organizzato per continuare un po' quel percorso che abbiamo iniziato con Laboratorio Sud e in particolare ci piaceva riprendere un po' il tema di un meridione senza rappresentanza e quindi senza una dimensione politica di riferimento a fronte, diciamo, dello sfacelo che ancora il Sud vive come condizione economica e sociale. E io non dico di più perché Loredana Marino, che introdurrà un po' i temi di questa giornata e a lei lascio subito la parola. Prego, Loredana. Grazie. Allora, grazie Roberto, grazie a Paola e a Simona che hanno accettato il nostro invito e a Natale, a Roberto, a Rosa, con i quali condividiamo questo percorso del Laboratorio del Sud. Un percorso che oggi ci vede, come dire, in una iniziativa, ma con sullo sfondo una terribile guerra che, come dire, ci fa affrontare anche questa iniziativa non, con uno spirito, come dire, provato da quella che è la questione della guerra in sé. Roberto nell'apertura appunto parlava di una iniziativa che mette al centro l'alternativa e la rappresentanza. Alternativa che a volte fa, come dire, cozza contro quella che è la realtà di un'area vasta. È una rappresentanza che esiste e che ha creato devastazioni in questo territorio. Mentre dall'altra parte, quella rappresentanza invece di cui noi parliamo è la rappresentanza di quella alternativa. Entrambi, come dire, elementi molto difficili, perché noi siamo in un paese poco democratico, in un'area vasta ancora meno democratica. E come si dice in politica, laddove manca la democrazia e manca a causa della carenza del lavoro, e a causa dell'alto tasso di disoccupazione viene meno anche la libertà di espressione all'interno dell'elemento in sé, diciamo, elettorale. E allora, dicevo prima, siamo di fronte ad una crisi della democrazia dovuta al lavoro, perché il lavoro in un sistema capitalistico è comunque fonte per l'esistenza. Nelle nostre terre il lavoro per lo più diventa ed è stato ricatto con un sistematico controllo del consenso e consenso controllato, a cui poi si è aggiunta quella che è la carenza del welfare, che purtroppo produce il dubbio per la cura e la tutela della salute. Ma il welfare è anche tant'altra cosa. Guardate, quando noi parliamo di dubbio e anche di paure, io penso che ci sono alcuni modi di dire nel Mezzogiorno d'Italia che ci mettono proprio di fronte a come una popolazione si plasma attorno a ciò che la circonda. Faccio un esempio. Quando qualcuno ha un problema di salute, la domanda solita è: conosci qualcuno di bravo perché devo curare questo problema? Quindi non la ricerca di una struttura, perché appunto c'è quel dubbio e quella paura che ha in qualche maniera influenzato un modo di pensare e un modo d'agire. Ma questa popolazione sta comunque in un territorio che nella rappresentanza sbagliata, nella rappresentanza che sta dentro questo sistema, non per l'emancipazione di un territorio, della sua, come dire, di una popolazione, ma sta dentro al sistema che include che in ogni nord bisogna poi conseguenzialmente avere un sud. E questo sud che cos'è? È la continua offesa di un territorio,
caratterizzata dalle ecoballe, nonostante vi sono intere comunità che vanno a raccolta differenziata spinta e consumo del suolo. E l'agevolazione anche di un turismo di massa e la conseguente ricerca di creare strutture che rispondono a quel turismo di massa. È un'agricoltura che non è mai stata considerata come volano, ma semplicemente come sfruttamento di un territorio, di un terreno e delle braccia che vi lavorano, attraverso anche quella che è la presenza delle grandi multinazionali, soprattutto quelle della terza gamma. Questo sud è rappresentato da scuole cadenti, ospedali in continuo affanno, una sanità che abbiamo visto, lo sapevamo, ma che il Covid è stato ancora più chiaro quando questa sanità era sofferente. E come chi ci rappresenta sostiene, come dire, che nessun intervento bisogna portare avanti nella prevenzione, nelle case di comunità, nella medicina territoriale, ma è solo riorganizzazione della rete ospedaliera. Diciamo che questo e tanto altro, dal mio punto di vista, poi hanno determinato storicamente nell'opinione pubblica tre grandi elementi, che sono l'antimeridionalismo, quindi la prima forma di razzismo che arriva, che conosce l'Italia, no? L'antimeridionalismo, quindi il razzismo verso il meridionale. Il meridionalismo di scarto, che oggi vede flussi migratori di nuove generazioni alle quali comunque vengono riservati posti di scarto altrove. E il consociativismo. A questo poi si aggiunge quella che è la rottura oppure l'affiliazione delle individuali speranze portate avanti da un pezzo di questa popolazione, che purtroppo da vittima e carnefice si fa interprete di quello che noi definiamo un meridionalismo plebeo, un plebismo latente, in cui oggi più che mai in maniera esplosiva si sta determinando quella che lo Svimez già nel 2019 aveva denunciato come l'eutanasia del Mezzogiorno. Una denuncia che doveva essere un campanello d'allarme anche attraverso quelle che sono state le riforme, ma gli stessi decreti nella pandemia e la gestione del PNRR per un intero territorio. Un'eutanasia che vede un aumento dello spopolamento, un aumento della carenza del welfare dell'infanzia e della terza età, la mancanza di posti di lavoro, la perdita di posti di lavoro femminili, soprattutto durante la pandemia, l'abbandono scolastico e i fenomeni migratori. Un plebismo che non bisogna nascondere. Vede nelle scadenze elettorali delle grandi occasioni, vede nelle scadenze elettorali quel momento in cui potessi apprestare dal politico di turno con il cappello in mano. Un plebeismo che ha consegnato la gestione di un intero territorio attraverso amministrazioni sin dal Novecento, prima alla DC, poi abbiamo avuto il grande avvento del berlusconismo, è un sud che ha creduto anche nel Movimento 5 Stelle, un movimento che è stato capace di mettersi alla guida, no? Di un anti-berlusconismo in una maniera chiara per alcuni, ma anche un movimento che ha saputo interpretare nella crisi del 2008 una risposta attraverso il reddito di cittadinanza e attraverso un linguaggio differente che ha saputo canalizzare verso sé un consenso. Noi nel frattempo abbiamo visto appunto come in quella rappresentanza che, come dire, contrastiamo ogni giorno, intere amministrazioni hanno messo in luce l'incapacità di un progetto di sviluppo a partire dal proprio comune, dalla propria provincia, dalla propria regione. Tant'è vero che hanno fatto dei fondi FESR
marciapiedi e piazze, e della gente semplicemente una percentuale di voti per affermazione del proprio potere, creando così quelli che conosciamo bene, feudi locali con vassalli, valvassori e valvassini. E reprimendo, perché poi c'è il Sud represso, il Sud che hanno cercato di reprimere, che il Sud dell'alternativa, il Sud del conflitto, il Sud che ha saputo articolare dentro il conflitto capitale vita un'altra risposta, un'alternativa, un altro Sud possibile. Quindi, nonostante queste feroci e quotidiane, no, repressioni, queste strutture di potere e le loro consorterie ancora non hanno avuto la vinta, perché in effetti c'è ancora gente che tenda, che cammina sul percorso della sovversione sociale con l'idea di una mobilitazione continua su dei punti cardini di sofferenza di questi terreni, con quello che io definisco il fuoco della rivolta, che ci mette nella condizione di disobbedire a quelli che sono dei veri e propri crimini per un territorio, con azioni di solidarietà e di mutualismo. Ora, non voglio farla lunga, purtroppo forse presa anche dalla stanchezza di quanto sta avvenendo in queste ore nella nostra provincia, oltre poi appunto la guerra sullo sfondo, come dire, ho voluto centrare un po' su quelle che sono le cose che non vanno, scendendo ancora di più in quello che è ciò che si è determinato in questo territorio, con una brevissima sintesi. Però, come dire, noi siamo degli inguaribili ottimisti e quindi riteniamo, come Laboratorio del Sud, ma anche come singole compagne e compagni, singoli uomini e donne liberi da questi poteri, che mai la resa, perché a questo Sud noi dobbiamo consegnare la speranza di una rappresentanza altra, che in effetti inizi ad incidere in quello che è il soffocamento di questo territorio. E allora io penso che nell'immaginare un'altra rappresentanza, la rappresentanza per quelle comunità ribelli, la rappresentanza per chi non si è mai tolto il cappello davanti al padrone, noi dobbiamo immaginare un luogo comune di convergenza, di lotta, di conflitto, di buona, come dire, di buona politica, di quella politica che lotta giornalmente per la giustizia sociale e ambientale, dove ognuno non deve delegare la propria rappresentanza all'altro, ma deve farsi interprete di quelli che sono i propri, partendo dai propri bisogni, dalle necessità e di quei valori sui quali si costruiscono conflitto sociale, lotta di classe, giustizia ambientale. In questo noi come laboratorio stiamo dando e vogliamo dare il nostro contributo. Abbiamo lavorato, pubblicato, scritto appelli e ora ci stiamo preparando ad una seconda assemblea dell'Italia meridionale, che mi auguro che riusciremo a mettere in piedi entro fine giugno, proprio partendo da tutte quelle realtà con le quali abbiamo collaborato e con le quali ci vedremo anche martedì sera in una nostra riunione, per riprendere appunto le fila del nostro ragionamento, che vanno nella costruzione di un altro Sud possibile. Ho chiuso. Non mi cazziare che sono stata lunga, perché lo so. È stata bravissima, ha introdotto tantissimi temi e sicuramente saranno spunto di riflessione qui e oltre di noi, speriamo. Adesso do la parola a Paola Nunez e poi a Simona per la replica. Prego Paola. Sì, grazie, grazie a tutti, buona serata. Noi reputo 150 anni circa che parliamo di questa questione. Noi in questi tempi moderni, forse meno
meno sostanzialmente di quanto si è fatto nel passato, no? Sappiamo quanto si è perso negli anni di spessore anche di competenza, ma non finiamo mai di ripetere le cose già dette, perché da questa situazione non si riesce ad uscire. E allora io credo che sicuramente sul Meridione sono state prodotte, sono stati prodotti studi e sono state prodotte relazioni, analisi, come in pochi altri settori. Noi possiamo aggiungere sempre solo quelle che sono gli ultimi accadimenti. Però, anche se le cose sono state ripetute, io credo che ogni tanto vada fatto anche un passo indietro, no? Vada recuperato quello che è anche l'origine di questo problema, il motivo per cui ci troviamo in questa situazione. E allora, convinta appunto che non aggiungerò niente a quanto è già stato detto, io volevo riportare questo scritto di Gaetano Salvemini del 1898, per renderci conto di come non è cambiato niente, ma soprattutto di come tutta la questione sia basata su due fattori fondamentali, il colonialismo e il capitalismo. Cioè, la questione meridionale non nasce da una questione geografica, climatica, comportamentale, attitudinale, perché qui abbiamo il sole, il mare, il mandolino, ma nasce da un preciso fatto storico che si è venuto a determinare con la conquista del sud Italia da parte del nord, una conquista che chiaramente ha una finalità coloniale e ha una finalità strutturale a quella che è la ricchezza del nord. Non sto qui a elencare diciamo, quanto siamo stati depredati, no? Quante ricchezze materiali, immobili sono state proprio smontate da qui e portate al nord. Ma una riflessione, per poi rapportarla alle questioni di oggi, la voglio fare appunto da questo scritto. L'Italia, l'Alta Italia, possiede il 48% della ricchezza totale, 1889, giusto? Vado a rivedere. Sì, Salvemini. Quindi l'Alta Italia possiede il 48% della ricchezza totale e paga meno del 40% del carico tributario. L'Italia media possiede il 25% e paga il 28%. L'Italia meridionale possiede il 27% e paga il 32%. Nel dare, il meridione è all'avanguardia, nel ricevere è alla retroguardia. La rete ferroviaria statale, costruita a spese di tutti, si è sviluppata magnificamente nell'Italia settentrionale. Al mezzogiorno, ogni volta che si è concesso un tronco ferroviario, la concessione è stata fatta sempre di malavoglia ed ha avuto l'aria di un'elemosina. Ricordiamolo, perché questo torna sul 40% del PNRR, un'elemosina. Basta ricordare che l'importantissima linea Foggia-Napoli si fece aspettare 13 anni e che la linea circumsiciliana è ancora un sogno. L'Italia meridionale è considerata come luogo di punizione per gli impiegati scadenti e colpevoli. L'Italia meridionale ha nel seno dell'Italia una non solo le funzioni sopra enumerate, ma deve avere anche quelle di servire il mercato, ed ecco il capitalismo, per lo smercio dei prodotti settentrionali. L'enorme ritardo della costruzione della linea Foggia-Napoli ebbe l'effetto, se non lo scopo, di rendere il versante adriatico meridionale indipendente commercialmente da Napoli e servo del settentrione, con cui le comunicazioni vennero immediatamente, dopo il 1860, stabilite per mezzo della linea Bari-Ancona-Bologna. Le tariffe protettrici industriali fanno pagare dal mezzogiorno un alto tributo alla borghesia settentrionale e poiché per ottenere tali tariffe era necessaria la lotta commerciale con la Francia, gli industriali settentrionali vollero la lotta. Questa lotta segnò la rovina dei proprietari di vigneti e degli agrumeti meridionali.
Si potrebbe continuare per un volume intero su questo tono e opera utile e altamente istruttiva farebbe chi si dedicasse a fare la storia delle lotte tra settentrione e meridione dopo il 60, ossia l'Unione d'Italia. Il risultato di tale studio sarebbe forse che l'Unità d'Italia è stata per il Mezzogiorno un vero disastro e che aveva ragione l'ultimo dei Borbone quando, fuggendo da Napoli e Gaeta, diceva ai suoi antichi sudditi: io perdo il regno, ma voi, i piemontesi, lasceranno solo gli occhi per piangere. Allora, sicuramente noi, qui come siamo riuniti, e spero chi ci ascolta, non abbia le età borboniche né borboniche. Noi siamo per l'unità dell'Italia, perché quella Costituzione del 48, secondo me, ha segnato un momento importante. Ma quella Costituzione basa le sue fondamenta sulla rovina della, diciamo, dell'Unione d'Italia, per come è stata fatta, appunto. Un'azione coloniale che non è finita, che non ha ancora il termine. E allora, che cosa possiamo vedere? Possiamo vedere che il capitalismo, il neoliberismo, quando è stato meno presente, ha avuto diciamo, i suoi toni più bassi in Italia, noi abbiamo avuto la, diciamo, la possibilità di chiudere la forbice. No, c'è stato un momento anche del meridione, la questione meridionale, che è stata portata avanti con grande coraggio da alcuni, appunto, politici meridionali, anche l'esperienza che abbiamo avuto nel famoso trentennio, no? Il glorioso trentennio dagli anni 70 fino agli anni 90, di tutte le conquiste sui diritti del lavoro, dell'istruzione, del sistema sanitario. Anche il meridione ha visto, come dire, ravvicinarsi quella forbice e vivere con meno disagio quella distanza economica, ma soprattutto, appunto, dei servizi che invece vive oggi, che siamo all'apoteosi di quello che è il neoliberismo, e stavo dicendo neocolonialismo. Però è proprio questo che ci deve far comprendere che la questione meridionale è saldamente ancorata con la questione del capitale, del capitalismo, perché non solo il meridione deve essere il mercato del nord, ma deve essere anche quel mercato del lavoro a basso costo a cui il nord deve poter attingere, e non solo. Quindi chiaramente la disoccupazione è funzionale allo sviluppo del nord, la disoccupazione del sud. La possibilità che dal sud emigrino al nord è ancora necessità del nord per avere una manodopera a basso costo. Avere comunque la possibilità di smerciare prodotti al sud è un'esigenza del capitale. Ma come diceva Gian Martínez Xavier nel 2009, questo libro mi ha colpito molto perché parla dell'ecologia dei poveri. Secondo me c'è stata una svolta, no? quando si è compresi che tutto il sud del mondo soffre di questo danno che viene fatto, appunto, dal colonialismo e dall'imperialismo e dal capitalismo a danno sempre del sud, perché abbiamo bisogno non solo di un mercato dove smerciare, di un mercato del lavoro da cui attingere manodopera a basso costo, da cui andare anche, diciamo, al di là di quelli che sono i rapporti legali, e quindi a creare quelle sacche di illegalità dove poter far passare i cosiddetti capitali che devono essere ripuliti, che devono, e quindi il disagio, la necessità di avere sacche di disagio sociale ed economico, anche culturale, per poter fare queste operazioni. Ma abbiamo bisogno anche di territori che da questo disagio possono essere territori di conquista per appunto i danni ambientali. E Loredana lo diceva bene, con riferimento a Serre, con riferimento ai nuovi rifiuti che tornano dalla Tunisia
è che momentaneamente, non voglio fare le virgolette che è un gesto che odio, ma momentaneamente è un termine che noi conosciamo bene in Campania cosa significa, verranno portati a serra. E quindi la cosa ci preoccupa e ci deve preoccupare moltissimo, perché il temporaneo non è mai tale, ma soprattutto ci si basa sul fatto che una popolazione disagiata economicamente, socialmente e, ripeto, spesso anche culturalmente, è una popolazione su cui si può infierire, si può andare a danno di quella popolazione perché è presa da altri problemi, è afflitta da altre questioni e quindi non è in grado di ribellarsi, non è in grado di porre la giusta attenzione a quei mali. A oggi dove ci troviamo? Ci troviamo esattamente allo stesso punto. Io non solo vi voglio proprio dire che per quanto riguarda, no, appunto il testo appena letto di più di 100 anni fa, io mi sono ritrovata a parlare con amici qualche decennio fa, con amici ferrovieri, che hanno detto con una certa tranquillità che i treni nuovi vengono portati al nord quando cominciano a diventare un po' meno splendenti e funzionanti, si portano al centro, e quando proprio andrebbero a demolizione vanno portati al sud. E questo è una regola, ma noi sappiamo benissimo che l'investimento, cioè voglio dire, dobbiamo anche basarci sui numeri, noi l'investimento del 34% statale al sud non lo abbiamo mai avuto, quello basato sulla popolazione, mai avuto. C'è voluta una legge del 2009 per obbligare, diciamo per via di legge, lo Stato ad investire. Eppure è stato detto che non si poteva realizzare subito. La cosa mi meravigliò molto: come non si può realizzare subito che l'investimento dello Stato sia esattamente quello del 34% al sud? E no, ci vogliono degli anni perché ci organizziamo, ma questi anni che sono stati pure dati, e l'anno scorso la legge è entrata in vigore, ma il 34% non è stato realizzato. Adesso sul 40% del PNRR sappiamo tutti che benché rappresenti la quinta missione, quella di inclusione e coesione, per cui l'Europa ha fatto il conto, proprio ha fatto il conto aritmetico e ha detto: allora all'Italia gli dobbiamo dare necessariamente circa 192 miliardi perché c'è questo problema atavico del Sud Italia e dobbiamo andare a rimediare a questo problema, a questo gap territoriale, e quindi gli dobbiamo dare 192 miliardi e non gli 87 miliardi che dovrebbe avere. Ebbene, noi ci troviamo con un PNRR che da un lato dichiara di darci il 40% perché è obbligato, dall'altro mette diciamo la realizzazione per decreto, decide che la realizzazione dei progetti sarà fatto per bandi, e questo già è grave perché si basa chiaramente su una visione concorrenziale di uno Stato che deve delegare sempre al privato e quindi a progetti, alla capacità progettuale degli enti di presentare progetti, e quindi si dà un tempo ristretto ai comuni per realizzare per partecipare a questi bandi. E noi ci troviamo al sud che chiaramente per atavica struttura è inadeguato a realizzare questo. E proprio ieri all'audizione del ministro Cingolani ho fatto la domanda, ho detto: come potranno i comuni del sud essere in grado di partecipare a questi bandi e di portare a casa questi progetti? Ebbene, mi è stato detto che avranno sicuramente un sostegno e dei progetti faro per aiutarli, ma la mia domanda è: i comuni commissariati, che nel meridione soprattutto sono tantissimi, ebbene non lo so, eppure i bandi scadono il 31 di marzo. Una collega
prima della mia domanda, aveva lamentato il fatto che ai comuni disagiati del sud era stato dato una proroga sui termini di presentazione dei progetti. Si è lamentata che erano stati concessi 30 giorni in più. Così come Sala, lo sappiamo tutti, un sindaco che si dice progressista, dell'area progressista, si è detto pronto e disponibile a prendere i soldi che al sud non saremo in grado di spendere e spenderli lui, perché ritengono, appunto, in questa narrativa che si è voluta costruire nei decenni e anche sulla base del fatto che a noi è stato dato sempre di meno, e sono i dati che parlano, che non saremo capaci. Io non so se ancora un minuto, perché se appunto non è mai stato speso il 34% al sud e ci si è basato per la ridistribuzione sulla spesa storica, quando ci si è ribellati a questa logica della spesa storica, no? Che se ti ho dato di più per un certo periodo dovrò continuare a darti di più, e che non basta una legge a dire che devo distribuire secondo la popolazione. Ebbene, si è trovato un altro inganno, perché ci è stato riportato dagli osservatori, no? come Marco Esposito, come si sia stabilito per gli asili nido, ma questo è solo un esempio, che il dato da seguire è quello dell'Istat. Ecco, si fanno capriole. Qual è questo dato dell'Istat? Il dato dell'Istat è una proiezione che sono riusciti a fare nel valutare la necessità degli asili nido al sud, dicendo che se, come l'Istat dice, che nel 2035 ci sarà una migrazione del sud verso il nord e il sud non sarà in grado di avere nuove famiglie con nuovi bambini, vuol dire che noi non avremo bisogno ancora neanche una volta, ancora neanche questa volta, di asili, e quindi che la nostra spesa per gli asili dovrà andare comunque al sud. Quindi, dopo la spesa storica, l'Istat. Ma non solo. Un altro esempio è quello dei bandi per la università e la ricerca. In 9 giorni è stato fatto il bando 3 volte, perché la prima volta era stato detto nero su bianco il 40% della spesa sarebbe andato ai giovani sotto i 40 anni, che ci sta, ma non è la regola del 40% al sud. Un secondo bando è stato così complicato che è stato comunque cancellato. Un terzo bando ha fatto un pasticcio terribile di aritmetica, perché ha detto che il 30% andrà ai giovani, 220 milioni, e che il 40% andrà al sud, ossia 218 milioni, che sono meno di 220 all'evidenza di tutti, ma il 30% non può essere meno del 40%, e lo sappiamo anche noi Terroni. E quindi noi non possiamo stare tranquilli, non possiamo stare tranquilli, perché al di là delle dichiarazioni, come accade oramai su tutto, al di là delle parole, della propaganda delle parole, noi troveremo l'inganno ad ogni passaggio. Ho concluso, perché penso di aver preso troppo tempo, altrimenti posso parlare altri 20 minuti, ma spero, penso che voi non vogliate. Grazie, è sempre interessante sentirti. Lasciamo anche un po' di spazio agli altri, e sicuramente, diciamo, questi numeri fanno impressione. Fa impressione anche che nel Parlamento, nel Senato, non ci sia una rappresentanza dei meridionali che in questo senso difenda gli interessi legittimi di quelle popolazioni. E un po' come diceva Loredana, molto è stato affidato a quella che veniva chiamata la rivolta dei 5 Stelle, quel voto di speranza che è stato un po' tradito, sembra di non dire una cosa che incorra, diciamo, in un giudizio troppo severo, però mi sembra che questo sia il dato. E
molti come voi dei 5 Stelle rappresentano tuttavia ancora quella idea di alternativa di società che viene da Sud. E per questo con piacere do la parola a Simona Soriano, che con altre componenti del Parlamento hanno costituito una nuova componente, per appunto, perché non è un gruppo, non avendo i numeri sufficienti, però è un grande stima e con speranza che guardiamo loro come possibile rilancio di una alternativa appunto politica che guarda al Sud per ricostruire un'idea anche d'Italia e di rapporti tra Nord e Sud. Simona. Ciao, grazie a tutti. Io mi volevo innanzitutto riallacciare a quanto detto da Paola per quanto riguarda proprio il PNRR, perché mi sono capitati due episodi che ho denunciato, comunque abbiamo fatto conferenza stampa, dove appunto il fantomatico 40% poi in realtà non si traduce in soldi effettivamente per il Mezzogiorno. Uno è quello sulla rete irrigua, il bando sulla rete irrigua, che la Sicilia, ma come altre regioni del Mezzogiorno, non sono riusciti a accedere a questo bando. Quindi, morale della favola, il 70% dei fondi sono andati al nord e il 30% al sud. Di fronte alle nostre proteste, giustamente, del Mezzogiorno, dovute alle serie, alle ataviche, incapacità, ritardi del Mezzogiorno a fare dei bandi, a partecipare, mille motivi, io non dico che è colpa del Trentino che è riuscito a fare bandi, dovuta alla serie di ataviche e ritardi, noi non siamo riusciti ad accaparrare questi fondi. Di fronte alle nostre proteste, il ministro dell'Agricoltura ha gentilmente concesso altri fondi per il Mezzogiorno, prelevandoli però dalla fiscalità collettiva, mentre quelli erano fondi del PNRR. Quindi, per venirci incontro sono stati stanziati ulteriori fondi, ma che comunque non sono i fondi del PNRR. Un altro esempio, stamattina proprio ho sentito una collega della regione siciliana, dove anche qui il bando sul fotovoltaico, ancora non è uscito il bando, ma ci sono delle linee guida che vanno a penalizzare le piccole e medie imprese agricole, che sono il 90% delle imprese siciliane o comunque del Mezzogiorno. Quindi anche qui vediamo, anche su questo fronte abbiamo interpellato la ministra Carfagna, anche lei ci ha risposto che assolutamente avrebbe cercato di ripristinare un po' di ordine, ma vediamo che poi di fatto questo ordine non esiste, cioè questo 40% per il Mezzogiorno è più lettera che realtà. Quindi io sono un po' preoccupata, perché della questione meridionale se ne parla ormai, non lo so, dall'Unità d'Italia, e ancora non si riesce a capire perché e come superare questo divario tra nord e sud. E tra l'altro le misure e le azioni di questo governo sono ovviamente palesemente accentuatrici di questo divario, non vanno a colmare questo gap tra nord e sud, anzi, e sono sicuramente la riforma sull'autonomia differenziata. La riforma sull'autonomia differenziata, l'altro giorno guardavo un convegno dove l'obiettivo principale delle regioni che chiedono l'autonomia è quello ovviamente di abbassare le tasse per i propri corregionali, come se, l'altro giorno con Paola partecipavamo a questo convegno interessantissimo sulla fiscalità, come se non pagare le tasse non facesse bene, anzi pagare le tasse non è piacevole ma fa bene allo Stato e a tutti, perché tutti ne giochiamo, ne traiamo giovamento. Quindi l'obiettivo principale delle regioni che vogliono maggiore autonomia è quello ovviamente di abbassare le tasse, quindi rendersi più competitivi nei confronti anche dell'estero, cioè si viene a creare quello che è la delocalizzazione interna dentro allo Stato, quello che penso io. Cioè mentre oggi le multinazionali delocalizzano verso paesi dove vi è una tassazione più bassa, assisteremo al fenomeno per cui vi sarà questa delocalizzazione interna tra regione e regioni che si fanno concorrenza in base a una fiscalità più bassa, a una fiscalità più conveniente.
con il danno, però, con l'effetto perverso, che comunque un minor gettito fiscale fa comunque ridurre i servizi pubblici. Ed ecco qui che arriva il decreto concorrenza, dove appunto i servizi pubblici vanno esternalizzati e privatizzati. Quindi sono una serie di misure che io ho cercato di mettere insieme, che secondo me dipingono il disegno di questo governo. Quindi da una parte l'autonomia differenziata, quindi le regioni maggiormente virtuose che possono, perché possono anche ridurre un gettito fiscale perché hanno altre risorse, di sicuramente sono più ricche, hanno molte più imprese, un tessuto imprenditoriale industriale molto più massiccio e presente, quindi possono permettersi anche di ridurre una tassazione, attrarre altri capitali, altre imprese, altre industrie, desertificare quindi le regioni che hanno queste difficoltà. Poi tra l'altro queste regioni hanno anche la capacità di accaparrarsi i fondi pubblici, perché comunque sono capaci a fare i bandi, cosa che noi non siamo capaci a fare, anche perché non abbiamo il personale. E quindi è un continuo cane che si morde la coda. Anziché ridurre il gap, si aumenta questo gap. Loro sono più virtuose, possono abbassare le tasse, sono più competitivi, prendono tutti i fondi di pubblici, e le regioni meno virtuose non si sa che fine fanno. Non si sa se lo Stato può intervenire, come deve intervenire dalla riforma Gelmini, ma ancora non è chiaro se e come lo Stato può intervenire per aiutare le regioni in affanno, in difficoltà. Quindi sostanzialmente io non sono molto preoccupata, ecco, sostanzialmente io non vedo grandi investimenti verso il Mezzogiorno d'Italia. Devo dire che anche la composizione di questo governo, sin dall'inizio, motivo per cui uno dei motivi per cui mi ha spinto a non votare la fiducia a questo governo è stata anche la composizione di questo governo. Ministri del Sud sono pochissimi e relegati a ruoli irrilevanti. Quindi, mentre con il Conte 1 e il Conte 2 la rappresentanza meridionale era molto presente, si cercava di dare risalto alla questione meridionale, con questo governo è evidente ormai a tutti che non c'è l'interesse a colmare questo gap. Quindi io non so, spero, mi auspico che dal Mezzogiorno parta questa rivoluzione. Sicuramente spetta anche a noi essere portavoce di questo disagio. Il Movimento 5 Stelle ha veramente sì raccolto questo disagio, è stato molto bravo. Purtroppo io e Paola siamo l'esempio della delusione che però ha anche prodotto. È un po', non so come, ma dobbiamo rimboccarci le maniche, perché dobbiamo far partire la rivoluzione dal Mezzogiorno. Io purtroppo assisto anche a molto egoismo da parte delle regioni del nord, anche colleghe con cui ho ottimissimi rapporti, ma essendo settentrionali, un po' c'è questo atteggiamento di considerarci un po', insomma, ve la siete cercate, un po' colpa vostra, non possiamo sempre aiutare voi. E quindi cioè, dobbiamo riuscire a abbattere anche questo muro di narrazione che c'è nei confronti dei meridionali. Ce la siamo cercati, non siamo capaci di gestire fondi, quindi adesso basta, non possiamo sempre aiutarvi. Sono 150 anni che vi aiutiamo, quando in realtà lo dicono tutti gli anni i dati Svimez, di questi aiuti non arriva quasi niente al Mezzogiorno, quindi non è vero. Anzi, da siciliana io so che c'è un contenzioso tra la Regione Sicilia e lo Stato per quelle risorse appunto economiche, che il gettito fiscale che dovrebbe entrare alla Regione non entra, perché lo trattiene lo Stato. Quindi c'è un contenzioso che va da anni, ora ci sono diversi calcoli, chi parla di miliardi, chi di milioni che spetterebbero alla Regione Siciliana. Quindi non è vero che c'è stato sempre questo sostegno e aiuto nei confronti del Mezzogiorno, anzi, a maggior ragione adesso, dove i fondi del PNRR non possono essere non spesi immediatamente, le regioni che arrancano si devono arrangiare. Quindi io sono molto preoccupata veramente. Non so come andrà al prossimo giro, se vi sarà un governo meno settentrionale, più attento alle questioni meridionali, però sicuramente compete a noi
suscitare nelle coscienze, ma non solo dei meridionali, ma anche dei settentrionali, far ritornare anche la solidarietà, perché se il sud arranca, anche il settentrione, a meno che non facciamo la secessione tra nord e sud, non lo so. Quindi io assisto a questa, una mancanza di solidarietà e questo governo che sicuramente tira avanti come un treno nelle riforme, nonostante i disagi e le opinioni contrarie, poche voci contrarie dentro il Parlamento. Basta. Grazie Simona, è un lavoro duro, rigoroso, che noi stiamo cercando appunto di stabilire come ricreare un rapporto di fiducia e di alternativa alle politiche finora messe in campo. E però do la parola a Natale per chiudere questo incontro, ringraziandovi ancora. Sì, grazie Roberto e buonasera a tutte e a tutti. Ringrazio la senatrice Nunes e l'onorevole Suriano per la graditissima presenza, tra l'altro appunto sono tutte e due meridionali, ma se non sbaglio anche in manifesta sono insomma tutte donne del sud. Ce n'è bisogno di donne agguerrite e soprattutto, come hanno dimostrato questa sera, conoscono in profondità il problema, ma non ne avevo dubbi. E, tra l'altro, noi come laboratorio del Sud, appunto, come diceva anche Loredana, abbiamo lanciato appunto un appello Sud senza rappresentanza. Fa piacere constatare che in questo momento una piccola pattuglia di donne appunto che rappresentano più che degnamente il Sud c'è. Io volevo fare un attimo, prima di andare poi sul tema nostro appunto di Sud senza rappresentanza, un piccolo passaggio su quanto è stato appena detto. Io concordo ovviamente con quanto è stato detto per quanto riguarda la senatrice Nunes. Devo dire che l'accenno a Salvemini è più che giusto. Il colonialismo, con questa invasione che c'è stata nel 1860, perché appunto non è stata unificazione, ma semplice conquista militare, mi permetto di dire che se avessero avuto i gas, come poi qualche decennio più tardi in Etiopia, sicuramente li avrebbero usati, perché sono state commesse atrocità di ogni tipo. Poi via via diciamo che si è sviluppato quello che vediamo fino ai giorni nostri, cioè un vero e proprio razzismo di Stato, a mio avviso. Giusto anche l'accenno alla Costituzione nata dalla Resistenza, quella del 48. Quindi quando si parla a sinistra, soprattutto ho visto anche nei giorni passati, partecipando ad alcuni incontri, alcune assemblee, quando si parla di difesa e applicazione della Costituzione, bisogna proprio rifarsi, come ha fatto giustamente Paola, alla Costituzione del 48. È una Costituzione dove appunto non c'era la modifica del titolo quinto, solo per restare in tema, e non c'era neanche il pareggio di bilancio. Quindi anche lì bisogna fare giustamente attenzione. Sono d'accordo anche sulla visione di un Sud ridotto a discarica terzomondista, per prendere salariati, ricevere salariati a basso costo. Diciamo che questo è un problema che ultimamente con l'immigrazione in parte hanno risolto, diciamo così, però per più di 100 anni sono stati meridionali, no? Quelli che emigravano ed emigrano ancora adesso, perché è ancora altissima la percentuale. Poi è chiaro che è stato da sempre, da subito dall'unità, uno sbocco per le merci, le produzioni delle fabbrichette del nord, e poi appunto una discarica terzomondista con tutto quello che vediamo, caso tipico Taranto, ma anche la Basilicata, la Sicilia, insomma i casi, questo ricatto salute o lavoro che c'è anche adesso. Abbiamo visto quello che è successo anche un mese fa o due a Taranto, per cui purtroppo è un gatto che si morde la coda. La domanda che solitamente si pone è perché i meridionali non si ribellano, perché i meridionali non cercano di dare una spallata a questa situazione. Intanto hanno cercato di darla, perché nel 2018 appunto il Movimento 5 Stelle, come voi sapete benissimo, in modo particolare al Sud ha preso maggioranza bulgara, direi, e quindi c'è stato un tentativo di ribellione.
Ma poi l'altro aspetto che in pochi analizzano è che vi do un dato che fa parte, ho trovato su un libro di Cristante Cremonesi, La parte cattiva dell'Italia, che ovviamente è il sud, e che i TG nazionali negli ultimi 30 anni hanno parlato di sud, che è il 34% del territorio, solo, hanno dedicato solo il 9% del tempo al sud e il 90% di questo spazio solo per parlare di episodi negativi. E quindi è chiaro che, voglio dire, c'è questa cappa opprimente mediatica che quindi ti induce a uno stato di minorità. Sul PNRR io da mesi dico che è una truffa, questo è il PNRR, è una truffa per tutta Italia, per motivi che sarebbe troppo lungo star qui a spiegare, ma è una doppia truffa per il Sud. Come avete detto, giustamente, perché da quello che era indicato l'Unione Europea di questi 191,5 miliardi, il 65 doveva essere destinato al Sud, anche questo bisogna sempre ricordarlo, come giustamente avete fatto per ridurre quelle che sono le disparità territoriali, poi si è ridotto al 40% per decisione del governo e questo 40% rimane probabilmente una chimera. E poi adesso vedremo, perché già si sta parlando, leggevo anche ieri sul Corriere della Sera, di spostare una parte con questa crisi, la guerra, eccetera, e di spostare una parte dei soldi del PNRR, per altri scopi, le armi e quant'altro. Perché una truffa doppia per i meridionali? Perché pare di capire, anche perché le amministrazioni meridionali, come giustamente avete detto, sono state un po' con la spending review, il taglio del personale, negli ultimi decenni sono state falcidiate, quindi mancano tecnici e quant'altro, e di conseguenza, molto probabilmente entro il 2026 non riusciranno, come già sta accadendo fondamentalmente, a presentare per gli asili proprio, a presentare i progetti, e quindi i soldi saranno spostati, come ha detto appunto Sala e Fontana, e ieri l'ha ripetuto anche Molinari, capogruppo della Lega, e saranno molto probabilmente spostati al nord per non spenderli, ma in realtà è tutto un gioco costruito ad arte che porta alla fine appunto a saccheggiare ancora una volta il sud. Io però ricordo che l'articolo 120 della Costituzione, perché poi la Costituzione la tirano da una parte quando dice ah, ma c'è l'articolo 116 e 117, ma non la tirano è una coperta corta, no? Perché l'articolo 120 dice che se l'ente locale non garantisce le prestazioni e l'asilo nido lo è, tocca allo Stato intervenire. Questo non lo ricordano mai e quindi fanno incetta di denaro e quant'altro. L'autonomia differenziata, come avete giustamente detto, è una cosa abbastanza vergognosa. Adesso si è creato anche l'asse Zaia Bonaccini, che anche nella parola, no? L'asse richiama molto l'asse, quello fascista, epoca fascista, Roma, Tokyo, Berlino, la terza, ovviamente la Lombardia, quindi anche nel linguaggio ormai è un linguaggio di destra. Perché al nord, Suriano giustamente ricordava queste cose, il leghismo è entrato in profondità, cioè ormai è più di 30 anni che c'è il leghismo, anche a sinistra, e infatti da lì nasce poi il termine protoleghista, nel senso che qua sono tutti leghisti che fanno sponda uno con l'altro, anzi a volte francamente il centrodestra, anche ad esempio nel mio comune, ma non solo, è più progressista del PD, di questi, insomma, si vedono delle cose che è abbastanza assurde. Comunque, noi, questo ci fa arrivare a dire che bisogna capovolgere in poche parole la prospettiva geografica, perché altrimenti si rimane sempre sott'acqua. Quindi in un'ottica euromediterranea e di iniziare a operare politicamente per costruire tutti insieme una grande forza del Sud che possa appunto controbilanciare questa logica che ci tiene oppressi da oltre 160 anni, visto che il fronte del Nord si compatta per i loro interessi da destra a sinistra senza nessun particolare problema praticamente.
Il Sud ha avuto mille rivolte, contadine, i movimenti di occupazione della terra, movimenti per il salario, ogni tipo di movimenti che sono tutte rivoluzioni tradite, come diceva appunto Salvemini, la rivoluzione del ricco, cioè tutte rivoluzioni che poi sono state sfruttate solo a favore delle classi superiori, diciamo così. E la stessa cosa che poi dice anche Gramsci nell'incancrenirsi della questione meridionale. E quindi noi come Laboratorio del Sud stiamo già lavorando da più di 2 anni, abbiamo prodotto la Carta dei diritti del Sud, abbiamo fatto lettere aperte ai deputati meridionali, al Ministro del Sud quando c'era Provenzano, tanti territori di persona o in diretta online. Quindi la nostra idea, e poi quella che è stata esposta bene secondo me in questo incontro, è che il Sud, alla fine di tutta questa commedia politica gestita dal governo più antimeridionale e classista, a mio avviso, della storia della Repubblica, che poi non bisogna mai dimenticare che è supportato nell'inganno, ma questo da sempre, da 160 anni, da politici del Sud che sono anche loro per altri motivi interessati al mantenimento dello status quo, si ritroverà appunto, come dicevate, con un'elemosina, del PNRR e con l'autonomia differenziata che è addirittura d'arrivo. Per cui, a nostro avviso, è ora di dare una scossa e una degna rappresentanza politica al Sud, cioè ci siete, più che degna rappresentanza la vostra, ma bisogna assolutamente. Adesso, anche in vista delle prossime elezioni politiche, ma anche a prescindere, non c'è solo l'aspetto elettorale, bisogna cercare di unire le forze per dare appunto spazio più possibile a persone del Sud, ma che siano anche consapevoli, come siete voi, di quelli che sono i problemi che bisogna cercare, di risolvere. Quindi i diritti negati, diciamo, le offese recate al Sud. E quindi il compito è di creare delle comunità ribelli, come diceva anche Loredana, con il cappello in testa, una nuova forma di soggettività conflittuale che della contraddizione capitale vita mette in campo un agire collettivo che partendo dalla difesa dei territori, dei bisogni individuali, porti a un'auto-organizzazione collettiva per organizzare il conflitto, agli insulti del potere e delle relazioni sociali. E dominanti. E quindi questo ci porta a dire che, a nostro avviso, ovviamente sempre in un'ottica marxista, questa opposizione può nascere solo da sud. E io mi permetto anche di aggiungere: vediamo l'orario 19:01, mi permetto di aggiungere che la sinistra può ripartire solo da sud, io credo, perché non, da quando la sinistra ha abbandonato, tra l'altro questo l'ha detto Angelo Dorsi, io ero sabato scorso in un incontro che mi ha stupito per la conoscenza anche della rivoluzione meridionale di Dorso, oltre che di Gramsci ovviamente, ci mancherebbe, perché sono cose appunto che diciamo anche noi da anni, lui è di Torino ovviamente, come sapete bene, e quindi la sinistra da quando ha abbandonato il Sud e la questione meridionale non è più sinistra, infatti è diventata una sinistra proto-leghista, come abbiamo detto prima, e la sinistra sta sprofondando perché abbiamo visto tutti quanti cosa è successo. Quindi il Laboratorio del Sud è a vostra assoluta disposizione, io spero, mi auguro e credo che si possa creare anche una qualche forma di sinergia per portare all'attenzione pubblica, non che voi abbiate bisogno, però cercare appunto di creare, iniziare a creare delle sinergie di ampio spettro per portare tutti questi temi all'attenzione nazionale. Come Laboratorio del Sud, poi come diceva Loredana Marino, adesso stiamo incontrando tante realtà e ancora di più ne incontreremo, anche territoriali, associazioni, movimenti e quant'altro, per poi arrivare a un forum del Sud, a cui ovviamente siete già invitate, poi vi diremo e vi faremo sapere che pensiamo appunto a giugno
di tenere con tantissime realtà del sud che stanno già, devo dire, sono molto contento, convergendo per cercare appunto su queste parole d'ordine che abbiamo detto tutte le stesse cose questa sera ed è un bene, ci cioè abbiamo tutti meglio, abbiamo detto delle cose che vanno tutte nella stessa direzione, per meglio dire, e quindi io non posso che ringraziarvi, vengo così, finisco questo incontro veramente contento e sollevato. Nel vedere che, insomma, voglio dire, ci siete voi che tenete alta la bandiera del Sud. Io vi ringrazio e do la linea Morea. Grazie. Sì, io non aggiungo altro, siamo oltre l'augurio di incontrarci presto anche di persona e di costruire appunto questo percorso verso gli Stati Generali del Sud che vogliamo lanciare per giugno e sono sicuro che ci rincontreremo comunque a iniziative che servono appunto a rimettere in moto un pensiero critico che parte da sud per ridisegnare anche tutta la nazione, se non tutta l'Europa. Intanto grazie ancora a tutte voi di aver accettato il nostro invito e ci sentiamo prestissimo. Buon lavoro, al lavoro e alla lotta. Grazie, ciao, ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao, 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 ciao.